Non solo la centrale idroelettrica, ma ora anche la questione del canale della Discordia che dovrebbe alimentare le campagne del Friuli senza deturpare il lago di Cavazzo. Al centro della polemica tra il consorzio all'idrattagliamento da una parte e il comitato Salva Lago dall'altra. Conferenza stampa presso la sede della Regione Udine per capire la ragione del no al progetto. Noi diciamo sempre la stessa cosa, cioè che il lago per essere rinaturalizzato ha bisogno del bypass. Allora a questo punto possiamo accogliere anche la richiesta della Regione che i tre comuni che avevano proposto un progetto, il laboratorio Lago, possano attraverso la Regione fare un ulteriore approfondimento su questo, però deve contestualmente essere mandato avanti assieme al progetto del consorzio, non può essere fatto anche perché nel piano territoriale della regione è previsto proprio così che contestualmente al progetto del consorzio si possa in qualche modo studiare dei meccanismi per rinaturalizzare il lago. Questo, noi chiediamo solo il rispetto di una legge fatta dalla regione, non cose inventate. Una storia infinita che nasce nella notte dei tempi, agli albori dell'attuale centrale idroelettrica di Somplago. E si porta avanti ormai da sempre il consorzio, è da più di 40 anni che fa richieste di prelevare l'acqua del lago, ma devo dire che anche la giunta regionale nel 1987, presieduta da Adriano Biasutti, ha detto di no al progetto del consorzio, quindi non è che siamo noi adesso a inventare, ecco. Perché l'acqua che chiede il consorzio non c'è disponibile. Allora noi diciamo, il consorzio, se è vero quello che dice, che utilizza solo l'acqua che esce dalla centrale, dovrebbe essere favorevole come noi al bypass, ma il consorzio in realtà invece vuole utilizzare l'abbassamento del lago per prendere l'acqua, soprattutto quando non c'è, quando c'è bisogno di irrigazione. Questa è la cosa che noi non possiamo accettare.